Ciao a tutti, io sono Giulia del canale YouTube Cosmopoliner e questo è Film Is Now. Siete pronti per Birds of Prey e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn? Non ancora? Benissimo, perché sono qui apposta per dirvi per filo e per segno tutto quello che sappiamo finora sul film. Cosa vedremo, cosa non vedremo e cosa sarebbe bellissimo vedere, insomma. Tutto tuttissimo sul film DC Warner in uscita il 6 febbraio. Ma prima iscrivetevi al canale YouTube di Film Is Now, attivando la campanella e le notifiche sui vostri smartphones. E se vi va, perché non mettete un mi piace, lasciate un commento e condividete questo video in ogni dove, non ve ne pentirete. Harley Number One. Dopo Suicide Squad del 2016, la Harley Quinn di Margot Robbie è entrata davvero nei nostri cuori e non vedevamo l'ora di riammirarla nei panni della pazza fidanzata del Joker. A proposito, vi devo avvertire di due cose. La prima è che Harley in Birds of Prey sarà meno sexy rispetto a Suicide Squad. Si è deciso di investire di più sulla simpatia del personaggio e renderla molto più divertente. Quindi dimenticate pure le mutande rosse e blu che Margot Robbie aveva patito tantissimo durante le riprese del film del 2016. E la seconda cosa davvero importantissima è che Harley non è più la fidanzata del Joker, si sono lasciati. La loro è sempre stata una relazione abbastanza disfunzionale, diciamo così, con Harley Quinn che interpretava il ruolo dell'arlecchino, il servitore, e come dice lei stessa, un servitore non è nessuno senza un padrone. E ovviamente il padrone era il signor J. Certo, in un primo momento Harley non ha preso benissimo la fine della relazione. Infatti spararsi formaggio spray direttamente in bocca dalla bomboletta non è una di quelle cose che fai quando sei al settimo cielo, ecco. Ma Gotham City è piena di sorprese e la folle Harley troverà presto un motivo per smettere di piangere e tornare in azione. Il fatto che un sacco di gente voglia ucciderla sembra aiutare, in effetti. Colui che più di tutti vuole vederla stecchita è Roman Sionis, aka Black Mask. Un boss malavitoso, neanche lui tanto a posto di testa, che ha un lacchè ossigenato e pieno di cicatrici di nome Victor Zsasz. Ma tal Roman Sionis ha un sacco di conti in sospeso, con Elena Bertinelli, la cacciatrice che ha ucciso un suo amico, con Black Canary che l'ha tradito e con la poliziotta René Montoya che lo vuole incriminare. Diventeranno dunque un fortissimo gruppo di outsider che cercherà in tutti i modi di salvarsi la pelle e di salvarla anche alla piccola Cassandra Cain, pure lei sulla lista nera dopo aver rubato un diamantone dalle tasche del villain. Ed ecco cominciare la rinascita di Harley Quinn, alla quale il titolo italiano si riferisce. Queste le premesse, ma cosa vedremo sicuramente nel film? Beh, sicuramente tante botte, tanti combattimenti e tanta violenza. Infatti Birds of Prey è il primo film dell'universo DC Warner in America vietato ai minori. Primato sorprendente ma necessario, perché Harley è un personaggio che non puoi tenere imbrigliato dai limiti, quello non si fa, quello neanche, quello è troppo, tipici dei film per tutta la famiglia. Cosa che fa ripensare con qualche e ulteriore dubbio a Suicide Squad, un film con un team interamente composto da cattivoni adatto anche ai bambini. Ma sospiri a parte, vedremo sicuramente le iene di Harley che fanno il loro debutto cinematografico, ma che non si chiameranno Bat e Lou come nel cartone Batman The Animated Series, bensì Bruce come quel figo di Wayne e boh, vedremo Black Canary, la supereroina dalla voce letale, esibirsi in più di un Canary Cry, gli urli con frequenza da paura che non spaccano solo i bicchieri, diciamo. Vedremo la poliziotta René Montoya che se ne andrà dalla polizia di Gotham e la cacciatrice che ucciderà la gente. Gente cattiva, badate bene, ma sarà interessante ammirare questo lato così discusso della supereroina sul grande schermo. Vedremo anche Cassandra Cain parlare, cosa che sorprenderà i fan dei fumetti. Roman Sionis indossare la maschera nera di Black Mask, una Gotham City più criminosa che mai, entreremo nella testa di Harley Quinn, popolata da numeri musicali dove lei interpreta Marilyn Monroe e non solo, e poi quintalate di girl power. Un team interamente al femminile, i villain sono gli unici due personaggi maschili di rilievo, insomma il girl power scorre potente in me. E poi il titolo, perché se in Italia ad essere fantasmagorica è la rinascita di Harley Quinn, in inglese si parla invece di emancipazione, perché Birds of Prey non ci racconta solo la storia di una Harley che si risolleva dopo la rottura con il Joker, una sorta di rinascita, bensì la storia di una Harley che non solo si risolleva, bensì capisce quanto fosse sbagliata quella relazione, che non avrebbe mai dovuto accettare di fargli da schiavetta, per poi arrivare alla conclusione che nessuna donna dovrebbe accettare di fare la schiavetta di un uomo. E a nessuno frega una merda secca.
di chi siamo. Quindi in Italia si può cambiare il titolo quanto si vuole, ma Birds of Prey è di emancipazione che parla. Tuttavia ancora non capisco perché si sia dovuto storpiare il titolo. Emancipazione forse una parola troppo forte? Lancia magari messaggi sbagliati? Temevano che le persone vedendo nel titolo la parola emancipazione non andassero al cinema? Tra l'altro quella di Birds of Prey è un'emancipazione che non si limita soltanto a quello che si vede sul grande schermo. Kathy Yan, una donna, è la regista. Christina Hodson, una donna, è la sceneggiatrice. Insomma, due ruoli chiave affidati a donne, cosa che Margot Robbie, in qualità di produttrice del film, ha voluto fortissimamente. Sarà soltanto una rinascita questa, comunque una rinascita che profuma di emancipazione, non so voi che ne pensate. Il che ci porta dritti dritti a tutto ciò che non vedremo nel film, manco morti. Birds of Prey è ufficialmente l'ottavo capitolo del DCEU, l'universo esteso cinematografico della DC. Proprio quel DCEU che sembrava pronto a scomparire, che avesse cambiato nome in Worlds of DC, invece eccolo qui, vivo e che combatte tra noi. Inoltre il film in arrivo il 6 febbraio sarà anche il più breve dell'universo DC, con la sua durata di appena 108 minuti, cosa che ci suggerisce che probabilmente non vedremo lungaggini e chiacchiere inutili, buone ad allungare il brodo nei momenti in cui vorremmo assistere solo a bottazze brutte. Non vedremo il Joker, è sicuro, ovviamente non quello interpretato da Joaquin Phoenix nel film campione di incassi e di critica che non fa neppure parte del DCEU. Ma non vedremo neppure il signor J di Jared Leto, quello apparso in Suicide Squad, per capirci. A parte che Leto è ormai in altre faccende supereroistiche affaccendato interpretando Michael Morbius nel cinecomics Morbius della Sony in uscita quest'estate. Ma la presenza del suo Joker in Birds of Prey non avrebbe proprio senso. In un film che ha come messaggio di base la liberazione delle donne, lo sganciarsi da rapporti malati con uomini violenti, un personaggio come l'ex di Harley Quinn starebbe davvero come i cavoli a merenda. Inoltre, in tutta sincerità, personalmente non ci terrei proprio a rivedere un'altra volta il Joker di Jared Leto. Birds of Prey segue il punto di vista di Harley Quinn, non ci interessa che tutte le parti coinvolte abbiano la possibilità di esprimersi. Non vedremo neppure Batman, infatti Gotham è stata abbandonata dall'uomo pipistrello da qualche tempo, si vocifera un paio d'anni. Assenza che ha portato allo spadroneggiare dei signori del crimine come Roman Sionis. Le Birds of Prey tenteranno di portare un po' di ordine, facendosi però molti meno scrupoli morali rispetto al nostro amatissimo Cavaliere Oscuro. Tuttavia una domanda sorge spontanea: che fine ha fatto Batman? Se ha davvero abbandonato Gotham da così tanto tempo, che cosa gli sarà successo? Dubito che Birds of Prey risponderà a una domanda simile, ma mai dire mai. Non vedremo neppure Barbara Gordon, che abbiamo conosciuto prima come Batgirl e poi come Oracolo, e proprio in qualità di Oracolo nei fumetti ha fondato le Birds of Prey assieme a Black Canary. Infatti anche la natura del team di supereroine è profondamente diverso. Non più un gruppo tattico super organizzato, ma un insieme sgangherato di outsider, di donne disposte a tutto pur di difendersi e emanciparsi. Non c'è Barbara Gordon, ok, ma questo non vuol dire che non ci sarà Batgirl. Infatti nulla ci impedisce di fantasticare un po' su ciò che sarebbe bello vedere nel film. Cassandra Cain sarà colei che erediterà il mantello di Batgirl, quindi nulla esclude che alla fine del film possa assumere questa super identità, ma visto che la Cain ne ha avute altre due di super identità, Black Bat e Orphan, la sua incarnazione cinematografica ha davvero l'imbarazzo della scelta. Effettivamente un film sulle Birds of Prey senza Batgirl, non so, gli manca un po' qualcosa. Poi mi piacerebbe vedere un bel cattivo, non una macchietta ridicola, bensì un villain con i contro, avete capito, che è sì folle, perché dai trailer Sionis non mi sembra proprio appostissimo, ma che è folle con un senso folle e malvagio, non importa, ma comunque un senso. E mi piacerebbe vedere le iene usate in combattimento, non solo come esotici animali domestici. Avete visto John Wick 3? Parabellum ha una scena di combattimento meravigliosa che comprende lui, Halle Berry e i due cani di lei, tutto coreografato alla perfezione. Ecco, potessi vedere una roba simile, ma con le iene al posto dei cani, uscirei dal cinema contenta. Inoltre, sul finale del film mi piacerebbe troppo vedere qualcosa di simile. Harley, che dopo aver assistito a quanto Cacciatrice, Black Canary, René Montoya e Cassandra Cain sono brave insieme, se ne va, lasciandole operare come un vero super team in nome del bene con la B maiuscola.
maiuscola. Perché Harley Quinn non può fare davvero parte delle Birds of Prey, non sarebbe in linea con il suo personaggio. Lei non è buona, non dovrebbe essere neppure una anti-eroina. Harley Quinn è una mina vagante, ma villain inside. E se così accadesse, un finale simile potrebbe andare a confermare quei rumor che volevano Birds of Prey come primo capitolo di una trilogia con protagonista Harley Quinn. Secondo film vociferato, Gotham City Sirens, che avrebbe un trio di tutto rispetto, composto da Harley, appunto, Catwoman e Poison Ivy. E qui la domanda è d'obbligo, visto che proprio non ho la più pallida idea di quale gruppo potrebbe essere protagonista di un possibile terzo capitolo di questa trilogia, che, badate bene, non esiste ma potrebbe esistere. Dopo Birds of Prey e le Gotham City Sirens, chi vedreste bene accompagnare Harley Quinn in una nuova folle avventura? E per quanto riguarda Birds of Prey, quanto hype avete? Non siete contenti di rivedere la Harley Quinn di Margot Robbie? Ditemelo nei commenti. Qui Giulia Cosmopolinerd passa e chiude.